Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Tra i ricordi più belli che ho della mia ragazza, la Vale. Ah, sì, no, il cavallo di battaglia, il karaoke, sì. Lo fa cantato, dove canta solo Can't Touch This. Esatto. La strofa non la fa, ma durante la strofa fa dei balletti dei numeri. No, da sogno, sì. Cioè una roba. È tanto che non lo faccio, eh. Ma è bello che tu lo faccia poco, dai. Perché sì, quando lo fai è... Devo rispolverarlo. Fatto è un bene sogno. Oggi a non farlo solo per il fatto che c'è l'ospite non sì, sta. Sì, che tra l'altro siamo, cioè sì, lo vedo. Lo vedi? E lui potrebbe veder me. C'è un clima strano stasera, Pinocchio. Oh, mamma. È Pinocchio de paura stasera. Oh, mamma. Sì, ragazzi. Parleremo di cose di paura. Non l'abbiamo mai fatto. No. In no, tanti anni non l'abbiamo mai fatto. Non per paura, ma non c'è no, mai stata un'occasione. Abbiamo fatto schifo diverse volte. Sì, sì. Schifo da paura. Schifo da paura. Quello sì. Divertiti da paura, riso da paura. Però Pinocchio de paura no. 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 Abbiamo un ospite che di queste cose si intende, adorato. No, vabbè, adorato, proprio amato. Amato, sì. E vabbè, facciamo così, sigla. Brava. Paganelli, buonasera Mary Jane, benvenuti a Pinocchio de paura. No ragazzi, allora dicevamo, un ospite molto amato stasera viene a portarci il suo libro, si chiama Il volto del male, e vi ho detto tutto. Lui è Stefano Nazzi, adorato, con un post super, un podcast super seguito, lavora per il Post. Sì, si chiama Indagini, il suo podcast ha vinto un sacco di premi all'ultimo, gli ultimi awards, ed è... Sì, ma tolti i premi, proprio il numero di gente che lo segue che si occupa appunto di delitti efferati. Lui non ha degli follower, degli ascoltatori, ha degli adepti e delle adepte. Sì. Perché? Perché questa è una cosa che negli anni è sempre piaciuto, il crime. Sì. Però negli anni e negli ultimi anni ha una sua propria evoluzione nelle persone che lo seguono pedissequamente il genere, e lui è una figura di grande riferimento. Sì. Ha questa voce, ha questo modo di cui poi parleremo insieme, ha un punto di vista e un modo di proporre cose che appunto sono la narrazione di eventi di cronaca nera. Sì, che hanno la loro straordinarietà nel senso proprio letterale della cosa, in un modo però quasi emotivamente distaccato, che diventa ipnotico, diventa... Brava. Diventa molto... che ne vuoi sempre di più, ne vuoi sapere sempre di più, ma i meccanismi che stanno dietro questo desiderio di conoscere, di sapere, di capire chi è stato, chi non è stato... È un sintomo, secondo me, di una società che ha delle attenzioni, delle paure, che ha delle ossessioni. Per cui stasera chiacchiereremo di diverse cose. Parleremo di paura. Se siete appassionati del genere, sarete pazzi di sentirlo. Se non siete appassionati del genere, occhio, perché potreste appassionarvi. Ve lo diciamo da prima. Sì, eh? È vero. È proprio così. È proprio così. Per cui scriveteci, partecipate alla nostra coordinata. Pinocchio, le coordinate sono SMS e WhatsApp 347-342-5220. Email diretta @dj.it. Facebook e Instagram Pinocchio DJ. Pinocchio! Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17:15 minuti, Radio DJ, cioè l'entusiasmo del pubblico di Pinocchio, l'entusiasmo del pubblico femminile in particolare, soprattutto va sì, detto, va segnalato, per il nostro ospite Stefano Nazzi, benvenuto, ciao. Grazie, ciao a tutti, ciao. 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 Allora, sacerdote del crime, sì, uno dei più amati d'Italia.
poi in realtà è un uomo buonissimo. Sì, vabbè, ma lui racconta cose, non è che lui No, io le racconto e basta, non assolutamente, anzi. Non pratica, spaventano anche me. Esatto, lui ha questo podcast super seguito, super amato, che si chiama Indagini, che qualcuno dice appuntamento fisso ogni primo del mese. Ormai con tante puntate alle spalle, ma oggi con un libro che ci porta, che si chiama Il volto del male, dove ha selezionato 10 storie di cui poi magari chiacchieriamo. Io però volevo, per chi non è così appassionato, ma anche per chi lo è, cercare di costruire un po' una storia di questa, intanto di questa tua passione, che avrà delle radici e... Allora, a me ha sempre appassionato, mi è sempre piaciuto il true crime, ho sempre letto storie di true crime, è quello che mi interessa. C'è un libro che per me è il libro più bello che è stato scritto di questo genere, che è A sangue freddo di Truman Capote. Poi quello che viene indicato come il primo del... quello che ha segnato la svolta. Ha segnato la svolta perché il racconto della cronaca, come piace a me, a cui io aspiro, diciamo che il racconto della cronaca appunto freddo, obiettivo, senza giudizi, senza pregiudizi, mettendo in sequenza i fatti, in ordine e raccontando. Infatti, intanto possiamo cominciare a isolare questo dato di te, del tuo modo di lavorare, cioè tu racconti delle cose che di per sé scatenano nelle persone una tale quantità di emozioni, che possono essere dal terrore all'entusiasmo, alla preoccupazione, alla rabbia, alla voglia di risolvere, che non hanno bisogno di un'emotività da parte di chi le scrive e di chi le racconta. Assolutamente, non c'è bisogno di caricare di aggettivi particolari inutili. Questi fatti sono terribili di per sé, un omicidio è terribile di per sé, non c'è neanche bisogno di aggiungere l'aggettivo terribile omicidio, non può essere altro un omicidio. Certo, cioè, in qualunque modo si svolga. Sì, non c'è bisogno di dire la villetta degli orrori, è una casa, quella è semplicemente una casa con dei muri, delle finestre, poi all'interno è successo qualcosa di orribile. Però è il fatto in sé. Infatti. Caricare ulteriormente non serve a nulla. Ma infatti da qua viene la mia prima domanda, cioè probabilmente il tuo successo è dovuto anche un po' a questo, perché il caricare di aggettivi, di espressioni, soprattutto mi rivolgo a tutto quello che è le immagini televisive, i programmi televisivi che si occupano sempre di più, quelli che poi si occupavano invece di altro, sempre di più cominciano a occuparsi di questi casi per poter fare delle facce contrite, di espressione, ecco, ti tolgono da spettatore o da persona che vuole capire qualcosa tutto uno spazio di propria emotività rispetto a questi eventi, che invece tu lasci che avvengano. Ti fornisce praticamente già le emozioni che devi sentire, ti indirizza lungo una strada che a volte poi non è neanche quella che alla fine scoprirai alla fine del percorso non giudiziario solo. Delle indagini. Si esprimono già dei giudizi rispetto ai presunti coinvolti, che finché sono presunti spesso sono stati definiti in dei modi orribili e poi non erano loro. No? C'è un pregiudizio e poi a volte vanno a cercare cose che non c'entrano niente col fatto in sé, coinvolgendo persone che non c'entrano niente e per esempio andando a cercare, che ne so, il fidanzato di quella che era nel banco alle elementari con quella cosa, che poi distolgono anche dal fatto in sé e i personaggi diventano quasi dei personaggi di una serie televisiva, di un racconto televisivo, mentre invece è realtà dura, ma è realtà, cose che accadono e succedono. C'è da una parte una poco. Sì, c'è da una parte probabilmente una grande fame di tutti noi di storie. E tu hai intitolato il libro Il volto del male, perché il male, che è una cosa che fa paura perché non sai mai dov'è. Probabilmente tutto questo prodotto, tutti questi prodotti fanno leva su una necessità nostra, quella di dargli un confine e a volte anche un volto. E più è facile il giudizio, più è facile appioppare un aggettivo, il mostro, la terribile villetta, più è facile, più un po' rasserena, no? Quella parte rassicura la pancia, perché in un attimo hai una parola, un viso e un giudizio, e probabilmente parte da lì la necessità di dare dei confini al male, che invece non è
confinabile. No, è anche un modo per deumanizzare le persone. Quando tu chiami un'assassina la casalinga serial killer o la vedova nera, praticamente le togli il nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, e la poni al di fuori della nostra e comunità. E delle possibilità. Invece poi in realtà fa parte della nostra comunità. Come diceva Ted Bundy, un serial killer terribile che uccise 30 persone riconosciute a livello giudiziario, ma molte di più, disse al giudice: noi siamo i vostri figli, siamo i vostri mariti, siamo i vostri fratelli. E su questo vorrei che vi cagaste in mano e ci fermiamo qui e mettiamo una canzone, perché magari pensate: no, ma è una puntata tranquilla. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Allora, state calme. Stefano Nazzi, sì, ospite a Pinocchio. La gente non ci crede, no, fuori di testa, no. Stefano, c'è dei fan club. Io mi organizzerei per un calendario sexy per Natale, sì. Col post in allegato. Lo dirò a Luca Soffi. Mi sembra una... Guarda, immagino che sia Luca contento. Sì. Sentiamo un po' il clima. Sì. All'idea che Stefano sia qua. No, Stefano Nazzi, adoro! Io non vedo l'ora che sia il primo del mese per la sua puntata. Ho letto anche tutti i suoi libri. Che sono due. No, ma raga, che regalo ci state facendo con Stefano Nazzi? Che regalo! Grazie! Indagini, la mia droga. Aspetto il primo del mese come se fosse lo stipendio per avere la puntata nuova. Ti descrivono come droga in molti, fatti due ragionamenti, No, non so se è in positivo questa cosa. Beh, qualcosa di negativo deve averlo, un argomento così deve avere forza qualcosa di negativo. Ultimo! Stefano Nazzi, modello di vita! Questo non esagererei davvero. Mi piace perché qualcuno dice: Nazzi più voi, non potevo chiedere di meglio mentre decoro torte nuziali. Che paura! E con questo, ragazzi, tra poco ve la facciamo fare in mano, ve lo dico. Indovinello alla mezza. Domanda: secondo la mitologia greca, quale mostro fu rinchiuso da Minosse nel labirinto? Sfinge, troll, Roberto Ferrari, Minotauro. La risposta dopo la pubblicità. Indovinello alla mezza. La risposta alla domanda: secondo la mitologia greca, quale mostro fu rinchiuso da Minosse nel labirinto? È Minotauro. Pinocchio! Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17:35, Diegone, come te lo dico, la ballicchiata, la ballata di più Paganelli. Bellissimo. Sospettabile. Presto, vedi? Per voi un duetto, io di Paganelli, sì. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Allora, stasera Pinocchio è ospite. Stefano Nazzi ha portato Il volto del male, il suo libro, storie di efferati assassini, però ancora non ti chiedo niente su questo libro, ancora siamo in preda al parlare di te che scrivi per il Post, hai un podcast di successo che si chiama Indagini, che si occupa appunto di noti casi di cronaca visti però dal punto di vista poi delle indagini, per l'appunto. Certo. Che ricostruisce proprio il percorso giudiziario, con compresi gli errori, i buchi, le dimenticanze. Però sì, diciamo, si svolge sul dopo, certo, che qualcosa è successo. In indagini io tratto solo casi conclusi giudiziariamente, perché ricostruisco tutto l'avvenimento da quando è successo, spesso anche prima, perché niente nasce così all'improvviso. Certo. C'è un percorso. E poi mi interessa appunto raccontare le indagini, come sono avvenute, le indagini ultimamente che sono sempre quasi esclusivamente scientifiche, tecnologiche, e capire anche dopo, il percorso del processo, come i giudici arrivano a determinate decisioni. Ma tra tutti quelli che ci sono, i casi, quali scegli e come nasce la scelta? Da dove parte? Come ti trovi a dire: ok, questo mese, visto che la gente aspetta come il Natale, il primo del mese per la nuova uscita del podcast, cosa muove di dire: faccio questo e non quest'altro?
La storia da raccontare, la storia, perché nei casi che io racconto c'è sempre una storia, che sia giudiziaria, che sia un filo rosso di una perizia psichiatrica, che siano delle affermazioni come nel caso Vannini, che sono partito da questa affermazione, è partito un colpo di pistola per sovvertire tutto, perché un colpo di pistola non parte mai da solo, non può partire da solo. Colpo di pistola viene fatto partire. E quindi su quello che poi erano incentrate tutte le cronache, io ho raccontato la storia e credo per come è avvenuta, per come poi l'hanno vissuta i giudici e i periti. Certo, ma da parte tua la senti questa necessità appunto di non mettere un punto di vista, non un colore emotivo nella tua forma narrativa, proprio perché parli poi di casi dove ognuno ha voluto dire la sua con il suo tono, con la sua voce, con il suo modo di vedere le cose, e in un paese dove poi in particolar modo tutto quello che è il racconto mediatico va spesso a massacrare lo svolgimento di un processo fatto in maniera seria. Certo, perché io troppi casi ho visto, ho visto casi di gente presentata come assassini, come di fatto sui giornali, perché anche se usi il condizionale, poi lo sapete meglio di me, dipende da che foto metti, da come racconti una persona, dai soprannomi che gli dai, anche se poi la nazionalità che gli attribuisci, la nazionalità e tutto, già lo presenti come assassino. Ma rivedendo dei filmati, per esempio quando ci fu il delitto di Erba, sono andato a rivedere i telegiornali di allora, il giorno dopo dissero: si cerca il marito marocchino, l'assassino che ha fatto la strage a Erba. Era lì, neanche il condizionale. Lui era marocchino, scusate, tunisino. Lui in quel momento era in Tunisia dalla famiglia, quindi non poteva proprio essere coinvolto in questa cosa. E quindi troppi casi ho visto, e quindi io penso che invece vadano raccontati senza nessun pregiudizio, senza nessun giudizio. È difficile non avere pregiudizi rispetto a certe cose che emotivamente scuotono molto. Certo, ma le emozioni ci sono, ma noi ci siamo dati un sistema per cui è il sistema giudiziario che deve fare quel lavoro. È il giudice che alla fine per noi deve giudicare, mettere insieme le cose. E poi a noi le sentenze possono piacere o non piacere. Ma spesso succede che prima, in qualche modo, dentro di noi decidiamo in base anche a chi ci piace di più e chi ci piace di meno, a volte in base ai visi, chi secondo noi è il colpevole e innocente. Spesso invece... Però c'è un giornalismo che dovrebbe in realtà raccontarci le cose come stanno. Tu, quando tu chiami su un giornale i fidanzatini diabolici, tu già li hai presentati come colpevoli, anche se poi il percorso giudiziario... A te fa più paura quello o... Mi fa paura molto quello che viene chiamato il processo mediatico, di cui parlano anche i giudici, perché immaginate di essere dei giudici che arrivano la sera a casa, non siamo negli Stati Uniti dove vengono chiusi in una stanza, non possono vedere televisione, giornali, a parte che anche lì non è proprio così. Arrivi a casa, accendi la televisione e vedi praticamente un processo televisivo che va in una direzione diversa da quella che sono le carte, quelle che tu hai davanti, gli interrogatori, le testimonianze, i risultati dei test di laboratorio. È ovvio che tu non sei influenzato, perché il tuo lavoro è non essere influenzato, ma la pressione la senti. La gente ti vede per strada e dice: ma perché non hai ancora arrestato quello lì che noi abbiamo visto? Hai usato anche delle espressioni educate, perché spesso hanno raccontato dei giudici dopo alcune loro sentenze di come sono stati dalla pancia proprio della gente spaventata, arrabbiata per il processo mediatico, però senza avere nessuna conoscenza delle ragioni per cui un giudice non è che si sveglia la mattina di aver avuto paura. E invece è molto interessante per chi si occupa, per chi vuole approfondire queste cose, si trovano spesso online le motivazioni delle sentenze. Le motivazioni sono quelle che i giudici dicono. Le motivazioni. Dacci un motore di ricerca. Motivazione sentenza Erba. Ok. Alla fine cercando. Stefano legge le carte. Ecco. Cercando trovi e capisci perché i giudici sono arrivati a quella decisione. Poi alla fine tu puoi dire: io però sarei arrivato a una decisione diversa, però capisci qual è stato il percorso. Ma poi capisci anche che tu chi?
Cioè, nel senso, tu cosa hai studiato, esatto, e cosa sai della legge per... Perché poi però è difficile, chiederò, magari capire... dopo la prossima canzone, se ci sono dei processi rispetto ai quali le sentenze non ti trovano d'accordo. Mi butto in questa cosa. E poi lanciamo un sondaggio che è già partito ed è molto molto interessante. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Pinocchio de paura stasera 17.45, Stefano Nazzi ospite a Pinocchio. È arrivato un messaggio? Sì, che dobbiamo leggerti assolutamente. Ci scrivono: sabato mi sposo ed essendo il primo del mese metteremo la nuova puntata di Indagini sul pullman che porterà sposi e invitati in location. Non so se è una cosa sana, sinceramente. Io vi inviterei a mettere qualcos'altro, perché... Stefano, ti devi cominciare a prendere delle responsabilità, te lo dico, Allora, adesso ti dico, abbiamo aperto un sondaggio su Pinocchio DJ, che è il nostro account Instagram. È un periodo, dicevamo, in cui l'appassionamento verso il crime raggiunge livelli, un po' perché c'è tanto materiale a disposizione, il tuo podcast è assolutamente un riferimento per gli appassionati, ma ci sono, c'è l'archivio su Rai Play di Un giorno in pretura, Sky è murato, fa dei canali speciali, sono nati canali di crime, di gente che vuole e trova in qualche modo pace nel guardare continuamente cose poi risolte, cose non risolte, per cui non è che essere appassionati di crime vuol dire essere appassionati di giustizia fatta. Appassionano tanto anche tutti quei casi di innocenti che invece poi si scopre dopo 30 anni di cose irrisolte. Tanto di cose irrisolte. Ecco, tu ti occupi invece di cose che una soluzione l'hanno avuta, non dai un giudizio. Ma la anche di cose che non hanno avuto una soluzione, tipo il caso di una bomber, certo, che, per cui non è mai stato trovato un colpevole. Allora, noi abbiamo aperto un sondaggio che dice: ti fa più paura poter essere, quindi la frase è importante, la scelta delle parole non è casuale, e mi piacerebbe che rispondessi anche tu insieme ai nostri ascoltatori. Ti fa più paura poter essere, quindi poter vuol dire finire ad essere o ipotizzare di essere l'assassino o la vittima, e dalle percentuali arrivate stiamo parlando di l'assassino 40%, la vittima 60%. È interessante come dato, non trovi? È interessante perché evidentemente c'è molta gente che sa di comunque che c'è sempre un limite, che c'è sempre qualcosa da non varcare, che quindi dice: io avrei paura di far del male alle persone. Però forse è sano riconoscere che ciascuno di noi dentro di sé è abitato anche da istinti malvagi, anche solo per reazione, per difesa, no? Noi siamo esseri umani, quindi non c'è il bianco e il nero assoluto. Noi abbiamo i nostri egoismi, le nostre rabbie, le nostre antipatie, però tutti noi, o almeno la stragrande maggioranza di noi, sa che c'è un limite che non si supera. C'è una cosa che io ho visto in tutti i casi di cui mi sono occupato, che nelle persone che poi arrivano a fare molto male ad altre persone c'è un egoismo, c'è un pensare solo a se stessi sì, sopra tutti gli altri. Per cui gli altri, il resto dell'umanità, non esiste, non conta. Forse io per raggiungere... Limite. Noi il limite ce lo poniamo, perché per me, per voi, per quelli che ci ascoltano, gli altri esistono, gli altri hanno esigenze, gli altri hanno le nostre stesse emozioni. O forse fin tanto che riusciamo a vedere che esistono anche gli altri abbiamo il limite, poi certo, chissà. Ma però, perché facciamo parte del genere umano. Però esiste tutta quella casistica che viene ribattezzata col nome raptus, per il quale una persona che salutava sempre a un certo punto sì, si trova a compiere. Però gli psichiatri ti spiegano che il raptus non esiste. Non esiste, perché c'è sempre un percorso. Non arriva una persona improvvisamente
Diego che esce e fa del male a una persona se prima non ci sono stati dei segnali. E se nessuno se n'era accorto, forse perché c'era un vuoto nel modo di vivere sociale attorno a questa persona, nel quale... Ma guarda, è anche molto culturale, c'è ancora una resistenza. Per esempio, ne parlo, ho fatto un caso che è quello della famiglia Carretta in Indagini, e nel libro parlo di Luigi Chiatti. In famiglia sapevano benissimo che questi ragazzi stavano male, c'erano dei problemi seri, però l'andare dallo psicologo era ancora visto, e ancora è visto molto, come un tabù. Come sì. un tabù. Cioè, se io vado dallo psicologo, riconosco di essere matto, di avere qualcuno matto in famiglia. Certo, per rassicurarti, perché sei qui in questo posto, che magari siamo tutti e tre in analisi, eh? Sì, tutti e tre. Vai sereno. Ma non mi rassicura, è un dato di fatto, sì. Sì. Ma infatti fai bene. Non c'è niente di rassicurarti e di spaventarti. Però se passasse l'idea se uno sta male, ma certo, deve farsi aiutare, sarebbe. Sì. E invece ancora c'è questa cosa, no, lo psicologo, oddio. Ragazzi, abbiamo ancora tantissime cose di cui parlare. Stefano Nazzi, Il volto del male, il libro, storie di efferati assassini. E poi adesso capiremo anche come ha scelto questi 10 casi che tratta nel suo nuovo libro. A tra poco. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Questo è il mio di cavallo di battaglia al karaoke, ragazzi. È forse una delle canzoni che mi piace di più al mondo, e c'è tanto bisogno di amore in questa puntata de paura. Stefano Nazzi, ospite a Pinocchio, un entusiasmo da parte dei nostri ascoltatori fuori di testa. Lui ha un podcast che si chiama Indagini, che è straseguito. Ci porta il suo nuovo libro, trovate tutto su Pinocchio DJ, Il volto del male. E se posso dire brevemente rispetto a questa canzone, che nel titolo dice "dalla tua parte", restituisce la possibilità che a volte ci sembra impossibile rispetto all'assassino, il mostro presentato dal processo giudiziario mediatico, cioè dalla televisione e dai giornali, di provare a andare da quella parte lì anche, che è la cosa più difficile. Quando ricostruisci un processo, tu non sei da una parte contro qualcuno, e puoi anche a volte, ricostruendo, essere dalla parte di quello che per ora si pensa sia l'assassino. Sì, è una cosa mentale. Mi viene da chiedere se ci sono, Stefano, delle sentenze che non condividi. Ma allora, leggendo poi le carte, è difficile pensare a sentenze che non condivido. Ci sono sentenze che sono state emesse, che probabilmente io considero giuste, ma che però, viste tutta una serie di errori, viste tutta una serie di problemi processuali, cosa secondo me avrebbero dovuto concludersi più con una soluzione. Cioè, perché nonostante quel ragionevole dubbio c'è ed è bello grosso. In tanti te lo dico, poi se hai voglia di rispondere rispondi, se no no, perché tanto questo non è un programma dove puntiamo del sensazionalismo. Abbiamo rinunciato al primo giorno. Vero. Però in tanti ci hanno chiesto cosa pensi tu della sentenza di Rose Olindo, proprio perché è uno di quei casi che sono stati, hanno avuto un processo, c'è stata una sentenza, ma rispetto alla quale il pubblico si è sentito di dover aggiungere delle cose, e alcune trasmissioni in particolar modo, senza citarle. Allora, su quel caso io dico questo: ci sono stati 3 gradi di giudizio, e invito anche le persone ad andare a cercare online e anche a vedere gli interrogatori e non c'è, di tutto quello che si è detto, non c'è un elemento concreto che dica che quei 3 gradi di giudizio hanno sbagliato. Okay. Se ci fosse, quando ci sarà, quando sarà portato questo elemento concreto, io sono pronto per ora mi attengo a quei 3 gradi di giudizio, che hanno analizzato tutta una serie di circostanze, e sono tante, non sono solo quelle di cui si parla, sono molte. Dopodiché viene scritto che i difensori hanno nuove testimonianze, no? Io sono favorevolissimo, certo, a rivedere le cose quando ci sono elementi. Vediamo poi quali sono questi elementi. Il giudizio non si basa su una nostra idea, ma su quello che si deve mai basare lavoro su una nostra idea, né su un singolo elemento, perché
Le investigazioni sono complicate, sono piene di cose, mettono insieme tante cose, anche tante sfumature, perché noi immaginiamo sempre che il male abiti una persona che dall'inizio voglia fare il peggio male possibile, e che invece tante volte scopriamo che sono vittime di decisioni prese poi mano a mano, no? In qualche modo. Mi chiedevo se Stefano tu avessi accesso a carte, documenti, foto speciali. No, non più di quanto possiamo avere accesso tutti dopo che i casi sono pubblici. Sono pubblici perché ogni sentenza passata in giudicato, gli atti sono pubblici. E quando scegli un argomento di cui parlare, che vuol dire quando scegli un efferato, che già questa è una parola, no? Ha un significato. Quando scegli un omicidio piuttosto che un altro per farne un podcast, o per esempio la selezione che hai fatto all'interno del libro Il volto del male, come partono le tue ricerche generalmente? Hai un iter che segui sempre uguale? Sì, cerco sempre, appunto. Allora, la cosa che mi interessa moltissimo e faccio sempre è andare a cercare le trasmissioni dell'epoca, le interviste dell'epoca, cosa si diceva nelle trasmissioni. Quindi media? Sì, media. E poi confrontarlo con quello che sono stati i risultati processuali. Ok. E lì viene fuori il racconto di come. E guardi anche tutte quelle immagini, magari le foto, le cose, gli allegati. Sì, sì, guardo tutto quello che. E non ti fa paura? No, perché allora io penso che la paura nasca dalle cose che non conosciamo e non. Dalla caverna buia, cioè dalle cose che non capiamo. Quando tu riesci a circoscrivere le cose, a contestualizzare, a capire cos'è quella storia, riesci anche a capire che fa parte di una storia diversa dalla nostra, dalla tua. La riesci a rinchiudere una volta che l'hai compresa e studiata. Soprattutto fuori onda dicevi una cosa, secondo me, che è giusto sottolineare, che cioè, ti accorgi ogni volta che i casi, questi casi, sono numericamente niente rispetto a quanti siamo. Allora, noi abbiamo una percezione di insicurezza, ma anche perché dedichiamo molto spazio alla cronaca, e lo faccio io per prima. C'è un dato, per esempio, che è interessantissimo. Nel 1991, l'ho visto, c'erano stati in Italia, è stato un anno molto pesante da quel punto di vista, 1911 o 16 omicidi. L'anno scorso ce ne sono stati 303. Questo vuol dire che in 30 anni c'è stata una diminuzione dell'80% degli omicidi in questo paese. Per quanto riguarda il femminicidio. No, allora le percentuali di femminicidio purtroppo rimangono all'interno degli omicidi. Gli omicidi che vengono commessi all'interno di una casa dal partner, che può essere, o da un ex partner, ecco, sono sempre percentualmente molto alti. Ma pensate che. Però è la percentuale che resta alta su 300 anziché su 1.900. Ma sì. Pensate che a Milano, per esempio, ci sono stati, adesso non mi ricordo, poco più di 20 omicidi, a Bruxelles, che ha una popolazione nettamente inferiore, sono stati 170, a Parigi 100. Cioè noi, le nostre città sono enormemente più sicure da quel punto di vista, anche i furti sono diminuiti, ci sono reati che aumentano e sono purtroppo la violenza sessuale, i reati informatici, quello è scontato, sì, aumenti, certo, no? I reati di quelle che vengono chiamate anche lì impropriamente gang giovanili, però i reati commessi da minori, quelli sono in aumento. Ma tutti i reati classici, dei furti, rapine, sono in diminuzione. È che l'Italia ha una esposizione maggiore al racconto? Beh, certo che se sui giornali tu vedi la cronaca espansa per 10-15 pagine, tu hai la percezione. Anziché parlare un po' di politica estera, che ci farebbe bene, per dire. Che non dico sia sbagliato, sono scelte editoriali. Tu hai la percezione che quella cosa sia invasiva, sia dappertutto. In realtà, statisticamente, una parte, per fortuna, infinitesimale della nostra vita, della nostra società. Allora, io adesso tra poco ti chiedo di che cosa hai paura e poi parliamo del volto del male. Trovate tutte le informazioni su Pinocchio DJ. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Stefano Nazzi è ospite a Pinocchio con Il volto del male, il suo nuovo libro. E volevo chiedere a Stefano se c'è una situazione
o delle situazioni in cui lui nella vita si sente in pericolo. Un po' te lo chiedo perché secondo me tutti i tuoi fan e le tue fan, che sono tantissime, perché tantissima gente è molto appassionata di crime, il tuo podcast è molto seguito proprio perché regali alle persone quella cosa che mediaticamente rispetto a questi argomenti si regala poco, cioè la possibilità di farsi le proprie emozioni, no? Tu sei un freddo raccontatore, e freddo nel senso buono, cioè racconti fatti senza metterci del tuo. Questo fa sì che le persone possano farsi un'idea propria, è un po' un'operazione rabbinica quella che fai, però questo è. Dopodiché però mi chiedo il tuo dove stia, cioè ci sono delle cose che ti fanno particolarmente paura, delle situazioni in cui tu ti senti in pericolo o in cui non ti trovi perché ti sentiresti in pericolo? Allora, io non ho paura delle persone generalmente, cioè non, anche se giro di notte così non ho paura. Ci sono situazioni che psicologica, io per esempio ho il terrore di rimanere chiuso in ascensore. Ok. Quello mi fa paura. Ma passare, che ne so, dentro il Parco Sempione di notte non mi fa paura, non so perché, perché penso di potermi difendere o perché forse ho una fiducia. Pensi di poterti difendere o pensi che nessuno ti attacchi? Penso. Sono due cose molto diverse. Allora, penso che sono un privilegiato perché sono uomo, alto, abbastanza, diciamo, non uno che dici io questo lo stendo in un attimo, e quindi quello può darsi che ancestralmente mi fa sentire più sicuro. E un po' perché anche forse ho imparato anche a convivere con queste cose, nel senso che ci sono situazioni di pericolo che tu non puoi gestire, certo, e puoi gestire al momento, cercare di gestire al momento quando accadono. E poi perché penso che le persone poi siano meglio di quanto... È stupendo, visto il lavoro raccontate. Che fai. Sì, sì. No, nel senso che quelle cattive, certo, esistono, le persone cattive sono veramente pochissime. Okay. Non è un caso che risponda tu che hai questo approccio al crime. Sì, certo, certo. Ma parliamo di musica, che è una delle cose, è una delle... Nei racconti delle cose di paura, la musica ha un ruolo enorme, enorme. Certo. E ti abbiamo chiesto di scegliere dei pezzi. Partirei da questo che hai scelto. Questo è Vertigo di Hitchcock ed è perfetto per... pensate, immaginatevi una situazione di pericolo, più di così non può... Non può essere dato. Che è anche musica dolce questa, papà. Sì, ma non deve essere una musica che ti martella, horror. È il preludio, perché spiega una verità, che dentro di noi ci sono tutte queste corde. Dei preludi. Sì. Cioè, c'è la dolcezza, la calma, forse solo apparente, è ma anche... È anche il contrasto tra una dimensione, se tu a un ricordo triste associ una musica felice, ti spezzi le gambe, cioè piangi che non ti fermi mai più. Sentiamo la prossima, che non me l'aspettavo. Questa per l'atmosfera. Laurie Anderson. Perché questa devo dire, onestamente, me l'ha suggerita Luca Sofri, il direttore del podcast. E però gli do ragione, in effetti è perfetto. Cioè, sì. Non è una musica per far paura, però prova a immaginartela di sentirla di notte mentre attraversi il Parco Sempione, anche prima di andare a letto. Senti, se no ti dà l'idea di qualcosa di misterioso, sì, intorno a noi. Sì, perché c'è... Perché poi è il mistero che ti dà paura. E neanche mi aspettavo questa. This is the end. Beh, anche questa per l'atmosfera, perché ti immagini proprio una, non so, una fine del mondo, io mi immagino su questo. Quindi non una cosa efferata, questa è un macello generale. Il dolore assoluto. Lo sfascio definitivo. Dolore. Okay. E poi lui impersonava tanto il dolore dentro di sé. Un altro non sobrissimo... E che in qualche modo mi ha colpito in questa tua selezione. Stai parlando dei Cure con Lullaby. Perché anche questa è di atmosfera, di ti dà un senso di insicurezza, di angoscia. Inquietudine. Che però è anche di inquietudine, ecco, giusta. La parola giusta è inquietudine, sì. Anche se poi
cioè molta dolcezza, molta, beh, porta il titolo più dolce del bellezza, mondo, sì, Lullaby, sì, che è la Nina Nanna, no? È il contrasto tra queste due cose. Poi dipende appunto le parole che usi nelle Nina Nanne, perché che sono delle cose terrificanti. Infatti ha molto a che fare con quello, perché ci sono proprio i mostri di cui si nutre la nostra pancia, che ci offre la stampa, non i mostri. Esatto. E poi ci sono delle filastrocche, soprattutto anglosassoni, e meno nella nostra cultura, che sono veramente terribili. E ma ti dirò, anche in Sicilia, mia mamma è siciliana. Ah, sì, 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 può darsi che c'è roba grossa. C'è roba grossa. Su questo credo che siamo tutti d'accordo. Vabbè, Madonna la paura. Questo è il capolavoro, perché quando uscì questo film e questa musica, Mike Oldfield è proprio quello che non capisci, cioè quello che può succedere, c'è tutto in quel film, c'è tutto in questa musica, quello che non sappiamo, che può succedere all'improvviso, che ti colpisce nelle persone più care, in questo caso era la figlia, una ragazzina, e che niente riesce a capire, né la scienza, e tu ti affidi allora alla religione, che però soccombe di fronte a... E poi queste frequenze alte che fanno spiaggiare i delfini, ragazzi, è una roba... E questo è un capolavoro, vero? Però tu hai detto soprattutto, e questo... questa è una roba personale... Esatto, questa... Questa perché è legata a un ricordo personale. Io andai a vedere Profondo Rosso al Cinema Alpi di via Ricciarelli con i miei amici quando ero ragazzino, e feci l'errore di andare una domenica pomeriggio che i miei erano via per una vacanza. Ingenuo. Poi tornammo a casa, gli amici dicono ciao ciao, io me li immaginavo nelle loro belle case coi genitori a cena, io no. Al sicuro. Allora io mi misi a letto e circondai il letto di tutte le sedie che trovai in casa, però non dormivo. Io avevo un gatto nero che a un certo punto nella notte, non so se è la mia immaginazione o il mio ricordo, arruffò il pelo verso la porta. Stai scherzando? Lì allora sulle sedie mise anche i coltelli di casa. Ho vissuto una notte d'inferno. Quando è venuta l'alba, è stata... Sai, quando che vedi bellezza. L'alba, è l'alba. Però non cioè è... proprio non c'è nessun'altra parola che ti dia la gioia, la quiete, l'alba. E fu così che Stefano Nazzi non fu più bambino, ma divenne un giornalista di cronaca nera. Ma io quella. Con tutti, quella che anche questa dell'alba è una falsa storia, perché ne sai quanti ne accoppano. No. Quella donna che se poi si vede nello specchio, certo, cosa, che è la cattiveria in persona. Poi c'è una scena che a me è rimasta impressa di questo pullman che parte, una donna che resta sola in campagna nella casa e ha capito che deve andare via, ma oramai l'ultimo autobus è andato. Profondo paura, Dario Argento, in questo è un genio, ha fatto anche lì un capolavoro di ma infatti di paura, vero? I film di cui ha avuto più paura Stefano Nazzi, ne parliamo anche di questi tra un po'. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:38, così come la musica sentita poco fa può metterti la paura addosso perché ti ricorda delle cose terribili, così può ricordarti delle cose molto dolci come questo pezzo meraviglioso. Mamma mia. Allora, siamo in compagnia di Stefano Nazzi e Il volto del male è il libro che ci ha portato. Abbiamo parlato di canzoni che gli fanno paura, ma ti chiedo di scegliere, Stefano, devi sceglierne uno tra quelli che tra l'altro tu stesso hai proposto come quelli che ti hanno fatto più paura. Tra questi film, Blair Witch Project, Shining, Profondo Rosso, L'esorcista e La casa dalle finestre che ridono, qual è quello che ti ha fatto più paura? La casa dalle finestre che ride. Sono con te. E poi non te l'aspetti perché è Pupi Avati ed è un film veramente di paura, ma paura. Immagino questa sia la colonna sonora. Una capacità di fare paura che non mi aspettavo. Da Pupi Avati. È la sorpresa, quindi nella paura la sorpresa gioca un bel ruolo. Veramente terribile. E poi ambientato in Italia, in Emilia, quindi zone nostre, zone e che quindi c'è anche il mistero di una certa campagna, di una società più antica, che però quello sì è la vera materia, come dire, preponderante dei film di Pupi Avati, no? Sì, quel certo. Mondo agricolo lì, quel mondo, però anche in quel mondo c'erano delle cose che facevano paura, non era solo lavoro, durezza, vita di un certo tipo, era
e fa veramente paura. Consiglio a chi non l'ha visto di guardarlo. Non da solo in casa, no. Genitori a casa o tante sedie e tanti coltelli. Esatto. Circondarsi da tante sedie. Comunque, se avete un gatto, non fateci caso se arruffa. Perché... Come dicevi all'inizio di puntata, lo ricordiamo, tu hai citato come libro, fondante a sangue freddo di Truman Capote, che però è quello che ha scritto Colazione da Tiffany. I grandi, quelli bravi a raccontare, sanno raccontare tutto, anche la ragione, paura, no? C'è la genialità di saper raccontare le cose più diverse e raccontarle coinvolgendoti, che sia la paura, che sia un sentimento invece come Colazione da Tiffany, che ti apre il sentimento di bellezza, di amore, anche tristezza, malinconia. Però i grandi sanno emozionarti raccontando qualsiasi cosa. Comunque è un problema di scelta quello che gli abbiamo posto, scegliere tra 5 film che lui aveva proposto e voi? Tra questi L'Esorcista, per me, perché non è qualcosa che arriva da fuori ma che c'hai dentro. Personalmente Shining, da quel momento in avanti ho odiato la montagna. Shining, perché quando Jack Nicholson dice tesoro sono a casa, però lì c'entra anche proprio la capacità sua, la grandezza sua di fare, c'è quel gesto che secondo me da donna lo leggi in un modo diverso, anche questo, cioè anche gli occhi di chi guarda. È vero. Per me resta sempre, sarà It. Era nella cinquina. Lì è l'altro grande maestro che ti sa raccontare la paura, ma insieme quasi tutti dei romanzi di formazione, quindi la paura degli adolescenti, dei ragazzini. Certo. Però la paura non è quello che costituisce le scelte che fai tu e il tuo partecipare a questa curiosità che c'è da parte della gente, per cui ti adorano e seguono il tuo podcast Indagini e che comprano il tuo libro Il Volto del Male. Tu hai scelto tra centinaia, migliaia di casi, 10 casi in questo libro. Come è venuta la scelta? Sono perché ho voluto raccontare la storia delle persone, di queste persone. Cioè, se Indagini tu ti occupi di cosa succede dall'omicidio in poi, nel tuo libro hai voluto provare a vedere quello che c'è prima. Quello che c'è prima e quello che c'è dopo. Anche dopo, sì. La storia di queste persone che hanno fatto molto male ad altre persone. Non per forza uccidendoli, per esempio ci sono la famosa coppia dell'acido, che poi in realtà erano 3. Non c'è niente di più perverso e cattivo di gettare dell'acido in faccia. E quindi capire come sono arrivati a varcare quella linea che, come dicevamo prima, noi non varchiamo. E perché l'hanno varcata e cos'è successo dopo. Cioè chi ha fatto un percorso di ricostruzione. Grazie ai processi proprio anche, oltre che al carcere, si è reso conto solo grazie a quel percorso lì di che cosa aveva fatto. Chi non si è mai reso conto, e la cosa che mi piace, che volevo dire, è che i capitoli non partono con il titolo facile, tipo, perché sono tutti casi che abbiamo già sentito, per cui poteva esserci la coppia dell'acido, il mostro tal dei tali, non c'è il titolo, proprio perché tu parti da zero e incontri le persone. E incontro le persone e cerco di seguire. I titoli sono un problema. Cerco anche di seguire un percorso che unisca queste storie, che sono poi molto diverse l'una dall'altra. E ti ha fatto fatica farlo? Comunque entrare in quel mondo lì e raccontare quelle cose emotivamente chiederti cosa sogni tu la notte. non sogno robe di paura, almeno normalmente, paura, come tutti noi. È bello che anche Stefano Nazzi dica cose di paura. Non sogno cose di paura. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Stefano Nazzi, ospite a Pinocchio, 18:47. Il Volto del Male è il titolo del suo libro. Abbiamo parlato di un sacco di cose. Tra l'altro, il nostro pubblico si incrocia spesso con gli ospiti che scegliamo, in qualche modo. Non è un caso, no? Ci sono tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici, soprattutto ascoltatrici, tantissime tue seguaci, soprattutto per il podcast.
che esce ogni primo del mese, che viene atteso come il Natale, e che ci dicevi proprio prima di andare in onda che le donne hanno una particolare passione per il crime. Secondo te perché? Non lo so, però anche le trasmissioni, anche chi la prendiamo chi l'ha visto, prendiamo certo. Le trasmissioni hanno un pubblico non solo femminile, ma prevalentemente femminile. Forse perché sono più curiose di certi aspetti dell'essere umano, dell'animo umano, e forse perché gli uomini tendano a dire ma no, ti occupi di quelle cose come se fossero di poca importanza. Mm. Oppure, secondo te, nel crime, quindi non è l'horror, non è il crime, è cercare soluzioni, cercare ragionamenti. È il racconto della realtà. È una ginnastica, eh? Cioè, ah sì, certo. Anche della fatica per cercare la verità da parte di chi fa le indagini. Beh, quello sì, senz'altro, ma poi c'è il racconto della realtà, di ciò che accadono e che tu non puoi pensare ma è solo fantasia, sono cose che succedono e ascoltarle, informarti comunque ti aiuta ad accettarle, a sapere che esistono. Noi non possiamo considerare che non esista. No, però la passione per il crime vuol dire la passione per le indagini, la passione per, cioè, non c'è nelle persone magari un desiderio di qualcuno che, cioè, mi fa pensare che il fatto che sia così tanto esploso non è una cosa di questo periodo, no? Cioè, il crime ha una storicità, però in questo periodo è oggettivo che c'è un'attenzione particolare. Non vedi magari nelle persone un desiderio di verità, un desiderio di controllo, di supervisione, la paura che non ci sia qualcuno che dall'alto controlli, decida, prenda la strada giusta, o la speranza che nella propria vita, allora vedi che dovevano accorgersi prima e quindi voglio affinare i sensi per poter diffidare prima della persona di cui è giusto diffidare. La metto sì, così. C'è anche molto banalmente, a me questo mondo in alcune parti fa paura e quindi voglio conoscerlo. E se lo conosco imparo a conviverci e sì averne paura, perché non può non far paura una cosa terribile, però imparo a conoscerlo, quindi so che esiste, so riconoscerlo. Tu te ne occupi da anni, è il tuo lavoro e oltre a quello che racconti nei podcast e nel libro avrai in testa molti più casi. Però poco fa, qui fuori nella redazione, citavi un caso proprio di questi giorni, di questa ragazza trovata 17enne, ammazzata vicino a un cassonetto in un carrello, e ne parlavi come fosse una cosa straordinaria, no? Perché è una cosa terribile. Che un 17enne uccide una 17enne vuol dire togliere la vita a una persona, ma distruggere la propria vita vuol dire. Che cosa è successo nella vita di questa persona, di questo ragazzo che a soli 17 anni arriva a fare una cosa del genere e poi mette la sua vittima in un carrello del supermercato e la lascia? C'è anche poi l'ottusità, il pensiero che non ti prendano quando, se tu pensi, la tecnologia, le videocamere dappertutto, in quante riprese sarà stato questo terribile trasporto della vittima nel quindi, carrello. Cioè, al di là dello studiarti i casi, la fonte da cui tu poi prendi informazioni è quella di tutti, no? È la realtà, è il racconto delle cose che succedono, che poi, ripeto, sono una parte infinitesimale della nostra società, perché per fortuna non è che ci siano omicidi. Sì, quello che vuoi dire tu è non ha lo stesso rimbombo qualcuno che fa qualcosa di molto carino. Esatto. Eppure nelle storie che io racconto poi ci sono dei personaggi straordinari, come il padre di una delle vittime delle bestie di Satana, che per 6 anni cerca il figlio e poi va a conoscere gli assassini del figlio in prigione per cercare di capire, il dice incontrando uno di loro: io ti stringo la mano e ti faccio un in bocca al lupo per quando avrai finito di scontare la tua pena, perché tu riesca a essere una persona diversa. Non ti perdonerò mai, però io ti faccio in bocca al lupo per il resto della tua vita. Cioè, incontri anche queste persone straordinarie. Se posso dire, spesso uno si domanda dove vuoi andare a parare, no? Quando racconti le storie, devo dire che tu, Stefano, hai questa cosa che non vai a parare, e delle volte è necessario non andare a parare, ma come fa il post che è dove c'è il tuo podcast, che è nato un po', noi l'abbiamo un po' battezzato tanti anni fa e siamo contenti di questo, le cose spiegate bene, a volte
è questo che di cui abbiamo bisogno, le cose spiegate bene. Poi ognuno si fa la sua idea e o forse l'idea. Non se la fa o non forse la... non se la fa, certo. Guarda, certo. Cioè, alla fine di un incontro che ho avuto è venuto un signore e dice: guarda, tu le racconti benissimo, tutto bello, però io butterei la chiave e li lascerei in galera tutta la vita. Ho capito. Perché ognuno io ho detto, io non la penso così, poi ognuno. Ma che tu non la pensi così è molto chiaro, ed è il motivo per cui ci è fatto molto piacere averti con noi. E quando ti va di passare? Verrà per presentare il calendario. Certo, dopo che hai dato l'idea. Per l'anno nuovo. Adesso chiamiamo subito il posto, diciamo, preparate il set. Grazie mille. Grazie a voi. A domani. Ciao. Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio.